Una sera corre la voce che il comandante negro voleva parlarci e dovevamo trovarci tutti in una baita dove ogni volta che c'era bisogno era vuota, no? Andavamo noi. E il negro ci dice: i tedeschi hanno ferito Pudra. Pudra era il nome di battaglia di uno dei ragazzi partigiani. Gli hanno ferito una mano, ma è spappolata in modo grave. L'hanno consegnata ai fascisti e i fascisti l'hanno portato alle molinette di Torino a curare. Cosa stranissima, perché in genere ci prendevano, ci picchiavano, ci torturavano, però avevano bisogno di fare un cambio di prigionieri. Dopo una settimana di nuovo ci raduna e ci dice: le cose vanno male, lo scambio non si va più. Abbiamo saputo che vogliono impiccarlo. Dobbiamo salvarlo. Chi è che si offre? Bisogna andare a Torino alle molinette e salvarlo. Per i ragazzi andare a Torino voleva dire non tornare più, eh. Torino era pieno di tedeschi fascisti. Allora mi alzo io, dico: vado io. E il negro mi guarda e dice: vabbè, facciamo così. Tu vai, con te viene Ernestina. Ernestina non era una partigiana, era la sorella di due partigiani di quella brigata. E poi viene il Don Aldo, che era il prete della nostra brigata. Voi non andate per farlo scappare, andate senza armi e andate a vedere, a studiare com'è l'ambiente, come si può fare questa cosa. Domani mattina partite e poi sentiremo da sera. Mattino prestissimo, tutti e tre in bici, una pioggia, un finimondo. Ma non ci importava niente allora. Partiamo in bici, io la rivoltella, io ribelle. Niente armi, io l'avevo presa la mia rivoltella. È proprio lì che mi è servita per dire state bravi. Pedaliamo sotto quest'acqua, arriviamo a metà strada. Prima fortuna che incontro, c'erano quattro ragazzi, il capo e gli altri tre della brigata, non nostra, quella la 114esima, mi pare. E io avevo lavorato, dopo che ero diventata partigiana in brigata, avevo lavorato anche con questi, perché ero andata a fare informazioni in giro insieme a loro. L'incontro. E Bruno si chiamava il capo e mi dice: dove andate? Io non ho detto andiamo a studiare l'ambiente, gli dico andiamo a liberare un partigiano alle molinette. E lui: siete armati? Io faccio: sì, ho questa rivoltella, loro no. Allora lui si gira ai tre ragazzi e dice: andiamo con loro. Vedi, è questa che mi commuove, no? Andavano a morire, ma non hanno esitato, eh? Andiamo con loro. E tutti in bici, poi ero contenta perché Bruno era in gamba, almeno è lui che decideva di essere un capo. Siamo andati avanti, lui sapeva un posto prima di entrare a Torino dove potevamo posare le biciclette. Abbiamo continuato a piedi un bel po' ancora. Arriviamo dove c'erano le molinette, lì c'era anche un grande corso enorme e Bruno dice: là c'è un bar che finalmente aveva una piccola tettoia per ripararci un po'. Ci sediamo lì e combiniamo. Andiamo lì e il prete, Don Aldo, conosceva una suora delle molinette. Allora Bruno dice: vai tu e ti fai dire dove sono i partigiani, vediamo un po'. Fatti dire tutto quel che riesci.
quando il prete ritorna ci dice: non c'è solo un partigiano, sono in tre e uno è ferito grave, è in piedi, ma è tutto bendato dalla testa ai piedi. Non potete liberarne uno, perché se liberate Pudra, gli altri due li ammazzano, li torturano. O li liberate tutti o nessuno. Se decidete, la suora ha detto: ci sono tre fascisti di guardia, uno per partigiano. Però a mezzogiorno due escono a mangiare. Allora, quando escono quei due, la suora andrà davanti al portone là, perciò guardate sempre là. Adriana farà così, come se saluta qualcuno. Adriana va, la segue, le farà vedere dove sono i partigiani. Allora, io me ne vado perché il mio compito è finito, è andato via, no? Allora, abbiamo aspettato un bel po', fino a mezzogiorno, anche un po' di più. E Bruno aspettava di sapere prima di decidere. Finalmente la suora arriva, io parto lì, era enorme quel corso. Vado là, lei si gira, io la seguo. Io non ero mai stato in un ospedale così grande. C'era un mucchio di scale. E io ero un po' emozionata. Ad ogni modo l'ho seguita, lei saliva, poi mi fa vedere, è là. Poi torniamo giù, io torno dagli amici lì e Bruno allora dice: adesso ci alziamo tutti, andiamo tutti là. Poi si rivolge a due dei suoi: voi due andate con Adriana, tu, il terzo, tu stacchi il telefono, io blocco un'ambulanza per scappare. Lui ha organizzato tutto. Facciamo così. Ecco dove è servita la pistola. Entriamo in un portone aperto e sulla destra c'era un custode. Loro due tirano subito fuori il pistolone, loro anch'io, se no non lo tiravo neanche fuori. Il guaio è che non era il posto che avevo visto con la suora. E sono andata subito in tilt, perché anche le scale non combinavano più. Io mi sono sentita gelare. Ad ogni modo, cominciamo, andiamo avanti, come più o meno, come mi pareva, siamo saliti. Niente, non li trovavo più. Vedo arrivare un'infermiera, dico a loro due: adesso io glielo chiedo. E loro due: no, no, bisogna parlare. Io sì, ho bisogno di sapere. Vado dall'infermiera, dico, lei mi dice: cosa cercate? I partigiani, seguitemi. Vedi che mi è andata bene. Va avanti, noi dietro. Là, e c'era il fascista che ci girava la schiena. Allora, uno di questi, la pistola nella schiena, mani in alto. Questo qui ha pensato che fossero gli amici che scherzassero. Si gira ridendo. Poi quando ha visto quello, sì che l'ha alzata, io intanto ero già entrata, no? E Pudra lì, sì, gli ho fatto in fretta, abbiamo fretta. E quell'altro tutto ferito che cercava, sì sì mi arrangio, io mi arrangio, va bene, andiamo. Andiamo, prendiamo la prima scala e sbagliamo di nuovo il percorso, siamo finiti in una specie di, non riuscivamo più a uscire di lì. Gira finché arriviamo davanti a un portone bloccato. Allora i due partigiani, che erano robustissimi, fanno per tirare su il las. Non riuscivano, era tutto bloccato chissà da quanti anni. Allora il partigiano con la mano giusta si è messo anche lui, io con la mia rivoltella contro il fascista, perché era lì con noi. Finalmente riescono ad aprire, lì c'era, proprio lì era il capo, lì Bruno,
con l'ambulanza. Ma quanto ci avete messo? Subito tutti dentro, era un'ambulanza piccola, né? Anche il fascista, eravamo tutti accatastati. Io avevo paura per quel ferito lì. L'ultimo entro io, vedo uno, un tizio che stava copiando il numero di targa. Allora, presto, scappate, che qui ci hanno già preso il numero. E Bruno è andato davanti con l'autista e sono andati nella strada della Val di Susa, no? Ha fatto un bel pezzo. Quando è arrivato dove c'era un prato enorme, dice all'autista di buttarsi nel prato, è andato, era enorme quel prato, è andato molto in là, lontano dalla strada. Siamo scesi, Bruno ha ringraziato l'autista, gli ha detto guarda che noi ci fidiamo di te. E dopo un po' Bruno dice al fascista, adesso devi decidere. O vieni con noi? No, cosa vuoi fare? Vuoi venire con noi o andare a casa? Voglio andare a casa. Allora Bruno gli dice, sta a sentire, noi combattiamo perché l'Italia sia libera. Lo capisci questo? Tu eri contro. Perché non vuoi venire con noi? Decidilo. No, io voglio andare a casa. E lì si è condannato a morte. Scende, Bruno dice a uno dei suoi, accompagnalo. Poi lo richiama e gli dice, fai in modo che non se ne accorga. A me faceva pena, ero giovanissima. Ma anche a Bruno faceva pena perché ci ha subito detto, era necessario farlo perché ha visto tutti noi in faccia. Ha visto dove andiamo, dove stiamo andando. Domani mattina, se lo lasciamo libero, i rastrellamenti su tutta la montagna ci sarebbero. E così, quando abbiamo sentito lo sparo, siamo andati poi avanti.